liceo. Cosa mi è successo a Kika l'altro giorno? Passo in piazza, c'è questa tipa bellissima, alta, formosa, occhi chiari. La guardo, la passo davanti e l'ho detta: ma tu ci credi alla mala prima vista o devo ripassare? Audace! Poi l'ho detta: bello quel vestito, ti sta molto bene, però sai dove starebbe meglio? Nei piedi del letto, in camera mia. C'è una dietro l'altra! Oh, tempo 10 minuti, me la sono portata a casa. Entro a casa mia, apro il cancello, sai che c'ho il cortile, è proprio grande. Sì. Apro il cancello, questa si stava già spogliando. Fa due passi così tutta figa, boh, a terra, caduta. Come caduta? Come se gli avessero fatto un fallo da dietro da rigore. Perché? Perché sai che c'ho il pavimento, no? Fuori, del cortile. C'ha tutte le pianelle dissestate, ha inciampato. Da sistemare. È da sistemare, ma una parola. No, una parola, due lettere. MQ. MQ Costruzioni nasce nel 1973 grazie al suo fondatore Mostallino Quintino. Negli anni si specializza nella costruzione e ristrutturazione di fabbricati pubblici e privati. Quest'ultimo viene poi affiancato nel 1998 dal figlio Andrea, che successivamente rileva l'azienda dando continuità nel tempo al lavoro intrapreso da suo padre. Grazie all'esperienza maturata negli anni, presta una particolare attenzione all'esecuzione di rifiniture sia interne che esterne, specializzandosi nella realizzazione di intonaci e soprattutto pavimenti stampati, adattabili e personalizzabili ad ogni contesto ed esigenza. Ma quindi MQ Costruzioni sono specializzati soprattutto nella realizzazione di pavimenti esterni? Esatto! E sono bellissimi! Pensa che li realizzano con una tecnica innovativa ed estremamente versatile e conveniente, e anche i tempi di realizzazione sono inferiori. Ma quindi rispetto ai pavimenti tradizionali costano anche più o meno? Sì! Cioè sono bellissimi ma costano meno! Non lo sapevo! L'ho fatto come quello che ha messo il gatto nel negozio, torno subito, però non torna mai! Cosa c'entra? Bonarri, per dire! Questo è un pavimento realizzato da Andrea. Bellissimo, guarda, sembra proprio pianelle, anzi più bello, guarda la stella del sud, cioè. Ma la tipa l'hai più sentita? Sentita, ma non ci siamo rivisti. Come mai? No, questa qua si è montata la testa, mi ha chiesto 200 euro, cioè è passata da 100 a 200 così, in un batter baleno. Ho capito la situazione, meno male che eri tu il gigolo. Non male.